questa categoria. I due sfidanti sono co-sfidanti, non essendoci un campione, il primo lo avremo stasera, sono il nostro Vincenzo Belcastro e l'ucraino Sergei Devakov. Eccoli inquadrati, sulla sinistra Devakov, sulla destra Vincenzo Belcastro. Nazareno Balani in regia ci propone questo accoppiamento dei due pugili ripresi poco fa negli spogliatoi. Belcastro, pugile calabrese di Fuscaldo, vive a Pavia, è un veterano del ring, 34 anni contro i 28 del suo avversario. Belcastro ha disputato già 12 combattimenti per il titolo europeo, è stato campione europeo dei Gallo per parecchi anni. Questa è quindi la sua 13esima sfida europea, ma ha disputato anche 3 mondiali e oltre a ciò ha combattuto 4 volte per il titolo italiano. Il suo avversario Devakov, che vedete inquadrato, è di Kiev, ecco il suo curriculum professionistico, ha una sola sconfitta e un risultato di parità su 19 incontri, 17 li ha vinti. Ha pareggiato con l'italiano residente in Belgio Miceli, che invece Belcastro ha battuto. Siamo agli inni nazionali, cominciamo con l'inno inglese in omaggio all'arbitro Mickey Vann, un ottimo arbitro. Eccolo Mickey Vann. I due giudici sono Talon Francia e Stroer Germania. L'inno ucraino per Sergei Devakov. Eccolo Sergei, meglio Devakov. L'inno di Mameli per Vincenzo Belcastro. L'incontro si svolge al Palazzetto dello Sport di Alassio, dobbiamo dire che è una struttura nuovissima, viene praticamente inaugurata questa sera, è una struttura polivalente, tra l'altro qui tra 10 giorni, il 15 aprile, si esibirà Renzo Arbore, c'è un discreto pubblico a sostenere la prova di Belcastro. A bordo ring abbiamo visto alcuni personaggi del nostro pugilato, c'era sino a poco fa Stefano Zoff, che il 21 aprile a Cagliari difenderà il titolo italiano dei Piuma, e con Cappai, e proprio perché è impegnato nella preparazione del match è andato via qualche minuto fa. Poi c'è Aureliano Bolognesi, medaglia d'oro olimpica a Helsinki nel 52. È genovese, da buon ligure assiste agli incontri importanti nella sua regione. La serata è organizzata da Elio Cotena, tutto è pronto per il match, vedete Rocco Agostino, il manager di Vincenzo Belcastro. E a proposito del peso, dicevamo prima che la categoria dei Super Gallo fissa il limite in chilogrammi 55 a 338, entrambi
Belcastro, i due, Belcastro e Sergei Devakov, sono andati al di sotto abbondantemente, 54.800 Belcastro, Devakov 54.750. Belcastro ha questa possibilità di passare da un peso all'altro, ha combattuto in novembre a Cagliari per il mondiale dei Super Mosca al limite dei 52-160 kg e ha perso di misura con il colombiano Harold Gray. D'Alassio è tutto pronto per il campionato europeo dei Super Gallo, Vincenzo Belcastro inquadrato e Sergei Devakov, Ucraina. L'arbitro, ripetiamo, è l'inglese Mickey Van, prima ripresa, entrambi in guardia normale. Belcastro ha bisogno quasi sempre di qualche ripresa per scaldarsi, per carburare. Totalmente sconosciuto l'ucraino. Belcastro sa boxare molto bene di rimessa. È un buon tattico. Ragazzo molto serio nella sua preparazione, Belcastro è un ottimo professionista, si allena con molto scrupolo. Appare un po' più alto Devakov, cerca di farsi strada col jab sinistro, poi un destro di Devakov al corpo, dato a segno. Le immagini sono dell'esterno 1 di Milano. Del pubblico per Belcastro, vi ricordo che l'Italia sta attraversando un momento difficile in campo pugilistico, non abbiamo neanche un titolo europeo e neppure un mondiale, speriamo che il mondiale ce lo dia sabato, Parigi a Las Vegas contro un mito del box, Julio César Chávez. Il destro ben portato da Belcastro è andato a segno, è il primo colpo piazzato con precisione da Belcastro ed è il primo colpo che effettivamente Belcastro ha portato con decisione. Sinistro dritto ancora di Belcastro ha centrato il volto di Devakov. A piccoli passi Belcastro cerca di avvicinarsi, di guadagnare la distanza. Un sinistro di sbarramento dritto da parte di Devakov ha fermato per un istante Belcastro. Entrambi fanno buon uso del jab sinistro, poi un destro diretto di Devakov è andato a segno al volto. Ancora il sinistro di Devakov al corpo. Serie di jab di Devakov, poi buona risposta di Belcastro, anche egli col sinistro dritto. Sinistro di Belcastro chiude il primo round, un round sostanzialmente equilibrato, dobbiamo dare pari questa ripresa. Entrambi hanno portato qualche buon colpo, dobbiamo dire che Belcastro tatticamente interpreta sempre al meglio i suoi incontri, è un pugile molto intelligente. Ricordava ieri ai colleghi Belcastro che su 40 combattimenti da professionista solo una volta non è riuscito a capire l'avversario ed è stato, mentre Balani ci fa rivedere qualche fase del primo round, Belcastro diceva che l'unica volta in cui non ha capito nulla è stato dell'avversario, è stato 8-9 mesi fa in Inghilterra contro Nassim Ahmed, un pugile di origine yemenita nato in Inghilterra, che è veramente un pugile molto difficile per chiunque ed è sicuramente
pugile di grande avvenire, Nassim Ahmed. Siamo alla seconda ripresa da Alassio, dalla Riviera Ligure. Vi giungono queste immagini per l'europeo dei Super Gallo. Del Castro ha i pantaloncini gialli, pantaloncini con azzurri con colori gialli per Devakov. Il destro di Devakov è stato molto preciso in questa circostanza, un corto gancio destro di Devakov è andato a segno al volto. Fallo andare indietro, per favore. Delle 17 vittorie Devakov, 10 le ha ottenute prima del limite. Il destro di Devakov è ancora a segno al volto. Il destro parzialmente a segno Belcastro. Ultime fasi a piazzare colpi significativi, un destro ora di Devakov è andato a segno al volto, ancora Devakov insiste all'attacco, buono un altro destro di Devakov che si dimostra un buon tempista. La reazione di Belcastro scatta senza grossi successi. Non ha una box molto brillante, Devakov non è molto spettacolare, ma è abbastanza incisivo, era un suo destro, ha fatto perdere un po' l'equilibrio a Belcastro, Devakov ha tentato poi di approfittare della situazione ma non c'è riuscito ed è suonato il gong. Proprio nel finale si è avuto forse l'episodio più interessante del round, quando appunto il destro di Devakov ha toccato Belcastro, che è rimasto un po' sbilanciato dal colpo. Comunque Belcastro ha mantenuto l'equilibrio e poi è suonato il gong e ciò non ha dato la possibilità a Devakov di replicare. Vedete Vincenzo Belcastro, comunque dobbiamo dire anche questa ripresa, ecco, rivediamo, Balani ci fa rivedere, ecco il destro di Devakov in questo scambio. È un gancio destro preciso, portato molto bene. Belcastro comunque è riuscito a recuperare. Avevamo visto bene un destro in gancio portato con molta precisione. È molto pericoloso con i ganci destri portati col destro Devakov. Belcastro è riuscito a restare in equilibrio in piedi, anche se per un attimo è stato sbilanciato. Via, via lì! Poi è suonato il gong e siamo ora alla terza ripresa. Avete visto Balani, ci ha fatto ovviamente rivedere la fase più significativa della seconda ripresa. Match che comincia con qualche difficoltà per Belcastro. Anche questa seconda ripresa è per il pugile ucraino. Siamo al terzo round, sinistro dritto di Belcastro addoppiato poi col destro senza molta convinzione. Andiamo all'angolo intanto Rocco Agostino che incita il suo pugile ad andare avanti, a non lasciare l'iniziativa all'avversario.
Sole mani. Deve cercare Belcastro di stare alla larga dal destro preciso di Devakov, per questo deve girare alla sua destra Belcastro. Molto chiuso nella sua guardia Devakov, ma quando va all'attacco è preciso e avete visto un altro destro dritto su, è andato a segno al volto. Poi un gancio sinistro di Belcastro, ben portato al volto. Sembra scaldarsi il match, buona reazione di Belcastro. Risponde bene agli scambi Devakov. Scambio a corta distanza senza grossi esiti. Belcastro viene avanti seguendo i consigli del suo angolo, ha toccato col destro, bella la reazione di Devakov, ancora segno col destro, ha risposto Belcastro anch'egli andando a segno, ma Devakov ha nuovamente fatto partire una serie di colpi precisi e i due si scambiano ora una serie notevole di colpi. Una ripresa molto combattuta, match durissimo per tutte e due. Bella schivata sul sinistro di Devakov da parte di Belcastro. Finisce il round, la terza ripresa molto combattuta. Sul piano di sostanziale equilibrio questo terzo round. È un bel match, indubbiamente molto combattuto. Ha cominciato meglio Devakov. Belcastro nella terza ripresa ha tenuto meglio l'avversario. Sentiamo l'angolo di Belcastro. No, non è niente, perché si è fermo il sangue. Perché non do stronzate, porcheria, non te ne do perché non si può. No? Dentro e fuori. Aspetta, ne è perfetto. Ma deve schiacciare, signor, se non schiaccia non viene giù fuori niente. Ho capito. Ciao. Dai, metti dentro qui che poi lo tiro via. Continua a fare un lavoro. Intanto Balani ci ha fatto rivedere qualche fase e soprattutto il bel destro messo a segno da Devakov. Dopo tre riprese, due punti di vantaggio nel nostro cartellino per il pugile ucraino. Questa è la quarta ripresa. Si sta esprimendo meglio l'ucraino sinora, ma come abbiamo detto prima in apertura, Belcastro è un pugile che solitamente ha bisogno di qualche round, 3-4, per entrare nel match, per scaldarsi, per carburare. Speriamo che sia così anche stasera. Si sta accendendo il match, sono più frequenti ora gli scambi a corta distanza. Belcastro cerca di premere sull'avversario, ha portato anche un montante destro senza andare a segno Belcastro e si è esposta alla reazione di Devakov. Corpo a corpo, parte ora un destro di Belcastro, è toccato all'arcata sopraccigliare sinistra Devakov, reagisce Devakov, scambio intenso, Belcastro ha centrato l'avversario con un gancio destro al volto, è ferito visibilmente Devakov, che comunque ha anche accusato proprio sul piano fisico i colpi di Belcastro. Momento importante per il pugile italiano, attacca Belcastro, invitato da Mickey Van con un gesto delle braccia a tenere la testa alta. Attacca Devakov, risponde bene Belcastro, il destro di Belcastro preciso al volto,
Ancora Belcastro a segno col sinistro. Grande fase per Belcastro, sta tirando fuori il suo orgoglio, il suo cuore. Il pugile calabrese toccato ora dal destro di Devakov, risponde Belcastro andando a segno a sua volta col destro. Destro! Tocca col sinistro Belcastro, appare un po' affaticato, un po' in difficoltà Devakov. La ferita è abbastanza importante. Belcastro sta insistendo sul suo destro, è infatti il destro che spesso entra nella guardia dell'avversario. Finisce il round e adesso ci sarà anche, crediamo, l'intervento del medico per controllare la ferita di Devakov. È un taglio all'arcata sopraccigliare sinistra. Una bella ripresa per Belcastro, la prima che ha vinto a nostro parere in queste prime quattro riprese. Eccolo Belcastro. Belcastro con una serie di destri ha colpito con grande precisione Devakov. Ecco, Balani ci fa rivedere prima il sinistro di Belcastro, va vuoto Devakov. Tocca sotto Belcastro, poi il destro di Belcastro, ancora il destro in uscita. Eccolo, si tocca l'occhio Devakov dopo i due destri di Belcastro. Qui c'è l'azione di Devakov e vedete il destro di Belcastro andare a segno. Siamo alla quinta ripresa e prima dell'inizio del round Mickey Van ha avvicinato i due pugili e li ha incitati, li ha ammoniti veramente a non toccarsi con la testa e quindi a combattere con la posizione della fronte in maniera più attenta, così da non ferire l'avversario. Quinta ripresa, Belcastro ha disputato un ottimo quarto round. Ma sembra pericolosa la ferita di Devakov. In effetti il taglio è sopra l'arcata sopraccigliare, non è sotto l'occhio. Quando è sotto il sopracciglio può essere pericoloso. Attacca Belcastro, viene avanti, risponde bene Devakov col destro. Usa spesso il sinistro Belcastro, poi cerca di doppiare col destro. Intanto un sinistro di Devakov è andato a segno, ancora il sinistro di Devakov diretto, poi il destro del pugile ucraino. Match molto combattuto, il sinistro di Belcastro. Sinistro ancora doppiato da parte di Belcastro, poi buono il destro di Devakov. Spesso si toccano con la testa i due nell'avvicinarsi a corta distanza. Indubbiamente la ferita innervosisce e infastidisce Devakov. Sinistro, destro, sinistro, andando avanti. Sinistro, destro, sinistro, andando avanti. Buon combattente Devakov. Attacca con convinzione ora Belcastro, piazzando un buon destro al volto. Incassa e risponde Devakov, ora prova il destro dritto al corpo. Buona serie a due mani da parte dell'ucraino, a vuoto la risposta di Belcastro. Sinistro ancora di Belcastro, poi la risposta col destro di Devakov.
anche Belcastro a segno con un gancio destro al volto, il destro di Devakov e il destro di Belcastro, colpi importanti nel finale del round, una quinta ripresa molto combattuta, leggera supremazia in questo round di Belcastro. Sentiamo l'angolo di Belcastro. Vincenzo, provi a fare una domanda, 1, 2 e 3, il terzo sinistro. Bene. Sono Rocca Costino e il maestro Sconfitto. Sì. Espira un po' lungo. Taglia un po' più vicino. Quando invece entra vicino, subito sulle mani, vicino, e mettici il tuo destro sul suo sinistro. C'è anche Arcano. Però fai quel lavoro di sinistra, li becca tutti se ci prendi quel dentro e fuori. Te ne accorgi, no? Bene, avete sentito l'angolo di Vincenzo Belcastro, Balani ci fa rivedere qualche fase, vedete Belcastro sulla sinistra, il destro a vuoto per la schivata di Belcastro da parte di Devakov. E siamo alla sesta ripresa, da Lazio vi stiamo trasmettendo l'europeo dei Super Gallo, dopo 5 riprese sostanziale equilibrio tra i due. Ha iniziato meglio l'ucraino, poi ha recuperato nella quarta e nella quinta Belcastro. La terza ripresa forse pari, forse leggero vantaggio per l'ucraino. Avanza! Avanza il sinistro! Cerca di anticipare l'azione dell'avversario Belcastro, Devakov viene avanti, cerca di prendere l'iniziativa, ha toccato col destro al corpo l'ucraino. Non rischia molto Belcastro, è molto attento, molto parsimonioso nel portare i suoi colpi. Sinistro di Belcastro, buona reazione di Devakov. La pressione dell'ucraino che va a cercare Belcastro, arretrando Belcastro cerca di tenere a bada l'avversario col jab sinistro. Sinistro dritto di Belcastro, poi il destro di Devakov. Destro di Devakov al volto. Buono il sinistro di Belcastro quando era alle corde, poi ha piazzato un buon destro Devakov. È un buon incassatore Devakov. C'è anche da dire che Belcastro non è pugile dotato di grande pugno, attacca ancora, Devakov viene avanti col suo destro andando più volte a segno, Belcastro comunque risponde bene. Ed è finita la ripresa, una ripresa sostanzialmente pari. Siamo quindi giunti alla metà delle riprese previste per questo combattimento. Dobbiamo dire che sul piano del punteggio troviamo i due pugili sulla stessa linea. È un match molto incerto, molto equilibrato. Ecco il volto di Sergei Devakov e poi quello di Belcastro. Protagonisti di un combattimento molto intenso. Devakov aveva cominciato bene, poi si è ripreso Belcastro e
Ecco, il destro in gancio di Belcastro, ben portato sull'attacco di Devakov. Belcastro ha disputato una bellissima quarta ripresa e da quel momento il match è cambiato. Belcastro ha vinto il quarto e quinto round e siamo ora alla settima ripresa da Alassio, campionato europeo dei Super Gallo, titolo vacante, la prima volta che si disputa in Europa un combattimento per questa categoria. Sentiamo spesso dall'angolo incitare Belcastro a girare verso la sua destra, così da allontanarsi, come dicevamo prima, il più possibile dal destro dell'avversario. Colpi dritti di Belcastro, parzialmente a segno. Sinistro dritto di Devakov è andato a segno al volto. Stava attaccando Belcastro, è stato anticipato dal sinistro di Devakov. Il cerchio, tira gancio sinistro, dai, via, dai, morti, attacca sempre, via, non fermarti. Sinistro di Devakov, conclusione di uno scambio, poi due sinistri dritti di Belcastro, attacca Belcastro. Entrambi cercano sempre di aprirsi la strada col sinistro. Sinistro doppiato da parte di Belcastro, poi due sinistri di Devakov al corpo. Testa a testa, non riescono a boxare i due. Poi parte Belcastro andando a vuoto. Buono il montante destro messo a segno da Devakov. Sinistro di Belcastro in gancio, ha dato a segno al volto. Ancora Belcastro col sinistro dritto. Montante destro di Devakov. Poi un destro di Devakov alla nuca, subito richiamato il pugile ucraino da Mickey Van. Via, Vincenzo, via! È un match molto intenso, anche se non molto limpido, nel senso che molto spesso vanno a vuoto i due. Spesso le azioni sono confuse, anche questo round dobbiamo considerarlo pari nel nostro cartellino, quindi un match in perfetto equilibrio dopo sette riprese. Difficile stabilire come si evolverà il combattimento. Devakov mostra di essere dotato di un buon pugilato, ma non è un fulmine di guerra, non è un pugile molto brillante, soprattutto ha una box schematica piuttosto semplice, però è pericoloso col suo destro. Belcastro ha un buon movimento, molto dinamico nel suo pugilato, è molto esperto. Belcastro, per via dei suoi 12 anni di battaglie da professionista sul ring, comunque ha saputo superare qualche momento difficile nelle prime riprese Belcastro, e ora il match va avanti con i due pugili sulla stessa linea. Questa è l'ottava ripresa. L'iniziativa è quasi sempre di Devakov, mentre Belcastro gli gira attorno. E c'è a destra, Vincenzo, a destra! A destra, Vincenzo, a destra!
E si insiste all'angolo di Belcastro, nel consiglio, nel suggerimento per il pugile calabrese di girare verso destra. Vediamo anche Elio Cotena che si alza proprio per urlare a Belcastro di girare ancora, via ancora, tre, così, sull'avversario ancora, partendo in direzione destra anziché verso sinistra. Via, muoviti! Destro di Belcastro è andato a segno al volto, poi ha cercato di doppiare col sinistro dritto, il sinistro di Belcastro ora a segno e ha risposto bene a sua volta con un diretto sinistro a Devakov. Destro di Belcastro, destro di Devakov. Non fermarti! Vai, 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 vai! Via Vincenzo, via, non fermarti! Torna a sanguinare abbondantemente la ferita di Devakov. Cerca di coprirsi col guantone la parte ferita il pugile ucraino. È un handicap indubbiamente questo per lui. Ha provato il destro Belcastro a prendersi la strada col sinistro, non è riuscito a centrare l'avversario. Attacca ora Belcastro, poi risponde con un gancio sinistro a Devakov che va segno anche col diretto destro. Viene avanti Belcastro, si ferma, prova il destro dalla distanza fuori misura. Meno di mezzo minuto alla conclusione di questo ottavo round del campionato europeo dei Super Gallo. Attacca Belcastro, evita i colpi arretrando, Devakov si ferma, il pugile ucraino prova un gancio destro andando parzialmente a segno, il sinistro dritto di Belcastro, ancora Belcastro in avanti, scambi continui, suona il gong che pone fine a quest'ottava ripresa, anche questa come le altre in sostanziale equilibrio. Belcastro dovrebbe forse avere un pochino di continuità in più, molto spesso si ferma e consente a Sergei Devakov di recuperare e di ridare ordine alla sua azione. Avete visto Devakov inquadrato da vicino, è ferito anche all'arcata sopraccigliare destra, sono piccoli tagli che comunque danno indubbiamente parecchio fastidio al pugile ucraino. Passano pomate cauterizzanti i suoi secondi, sono delle pomate emostatiche che fermano il sangue, in effetti sono delle piccole ferite, però creano una sensazione di disagio, innervosiscono il pugile. Siamo alla nona ripresa, si apre con un sinistro di Belcastro al volto. A seguire l'incontro è venuto anche Mauro Ravenna da Monte Carlo, Mauro Ravenna promoter monegasco che ha allestito sul ring di Monte Carlo grandissimi eventi pugilistici. Attacca ancora Belcastro, buono il suo sinistro doppiato al volto, insiste Belcastro, tocca l'avversario, ha risposto bene anche Devakov che comunque ha subito parecchi colpi, fase molto intensa questa, attacca Belcastro a sua volta ferito all'arcata sopraccigliare destra, insiste Belcastro col sinistro diretto al volto, portano parecchi colpi i due. Cerca di forzare Belcastro, ma un buon temperamento Devakov e risponde abbastanza bene. Entrambi feriti dunque. Il destro di Belcastro è andato a segno con precisione al volto. Si ferma Belcastro, attacca Devakov e va fuori misura.
poi un destro di Belcastro e quindi anche il sinistro. Sinistro di Belcastro che insiste in questa azione, tocca anche col destro. Bella la reazione comunque di Devakov, pugile dotato, ripetiamo, di grande combattività. La testa! Entrambi invitati a tenere la testa alta. In effetti si avvicinano spesso pericolosamente con la fronte, i due, attacca Belcastro, porta il sinistro, riesce a contenere Belcastro. Devakov non si fa mai sopraffare, l'ucraino. Sinistro di Devakov a vuoto Belcastro più volte. Destro preciso di Belcastro, ben portato, ancora il destro di Belcastro. Due buoni destri da parte di Belcastro nel finale di questo durissimo round. Più attivo Belcastro, anche se molto disordinato. Ancora Belcastro a segno. E finisce il round, round a favore di Vincenzo Belcastro. Un Belcastro che ha fatto leva soprattutto sull'orgoglio, sul cuore. In questo nono round Belcastro ha attaccato con continuità, non lo ha fatto con ordine, con schemi precisi e ordinati, però comunque è riuscito più volte ad andare a segno colpendo l'avversario che in qualche circostanza ha accusato i colpi di Belcastro. Comunque Devakov ha sempre risposto bene. Ecco, ci fa rivedere Balani, un destro di Belcastro, la bella reazione di Devakov col destro e poi un ulteriore destro di Belcastro al volto. Vediamo ancora, vedete, Devakov è sempre molto lucido e risponde sempre molto bene. E siamo alla decima ripresa, tarda a riprendere il match Devakov. Ancora un avvertimento ai due pugili alla posizione della testa da parte dell'ottimo arbitro inglese Mickey Van. Buono l'inizio di Belcastro, poi due sinistri diretti di Devakov. Se diamo anche la terza ripresa a Devakov, i due pugili ora sono nella nostra valutazione in perfetta parità nel punteggio, altrimenti Belcastro ha un punto di vantaggio. Comunque il match è lì. Con sinistra, via, attacco, via! Sinistra dritto! Sinistro! Ancora uno scontro con la testa, è stato stavolta Devakov a colpire Belcastro. Infatti avete visto Van fermato per un attimo il match, ha richiamato l'avversario, lo ha ammonito, non gli ha inflitto però un richiamo ufficiale. Cerca di portare i suoi destri, ma Devakov è molto abile nell'evitarli nella maggior parte dei casi. Poi Devakov ha toccato col destro due volte, la seconda alla nuca. Sinistro di Belcastro ha trovato un varco nella guardia di Devakov, che poi va a segno con un destro. Montante destro di Devakov. Dentro, fuori,
attacca col destro Belcastro, è andato a segno. Belcastro cerca di girare attorno all'avversario, ora è alle corde, viene via. Colpi sporchi, nel senso che non sono precisi quelli che i due stanno portando in questo round, e mentre suona il gong Van stava ancora richiamando Tevakov perché aveva nuovamente colpito alla nuca Belcastro. Un'altra ripresa, la decima, molto dura, molto equilibrata. Comunque sentiamo l'angolo di Belcastro. Via, bene, eh? Sì. Due dell'occhio. Due riprese, Vincenzo. Due dell'occhio. Due riprese, diciamo lì. E qui devi aumentare il ring. Porti i colpi dritti, non devi adoperare il cervello, per favore. Non serve che fai a botte. Prova con quel sinistro, riesci a anticiparlo. Se fai dentro e fuori. Però stalle un po' più vicino, eh? Dentro e fuori vicino. Dentro e fuori stando più vicino. Bene, avete sentito i suggerimenti. Ecco, rivediamo qualche fase il destro di Belcastro portato da lontano, e in effetti queste ultime due riprese sono decisive. Sospende un attimo l'inizio del combattimento Mickey Van perché non è asciugato bene Tevakov. Ah no, e sono le pomate che non erano state spalmate bene sul volto del pugile ucraino. E riprende il match, è l'11ª ripresa, la penultima del campionato europeo di Supergallo che vi stiamo trasmettendo in telecronaca diretta da Alassio. Buona serie di destri da parte di Tevakov in questo inizio. Poi il destro di Belcastro e la risposta di Tevakov. Ancora Belcastro col destro. Tiene bene il ritmo Belcastro nonostante i suoi 34 anni compiuti. Attaccato bene col destro Belcastro, poi vedete Tevakov che viene davanti. Belcastro ha risposto bene anche arretrando col destro e poi col sinistro in gancio. Sinistro di Tevakov, si era scoperto Belcastro, ne ha subito approfittato l'ucraino, poi un buon sinistro di Belcastro dritto al volto. Attacca Belcastro, non riesce a piazzare il destro, poi legano entrambi. Tocca col destro Belcastro, doppiata anche col sinistro, buona reazione da parte di Tevakov. Non cede l'ucraino, anche quando subisce il colpo di Belcastro risponde subito. Belcastro non riesce a trovare il bersaglio. Buono il lavoro difensivo di Tevakov. Buono il destro di Tevakov e ha risposto bene anche Belcastro. Destro di Belcastro preciso. Poi il sinistro di Belcastro e serie a due mani di Tevakov. Risponde Belcastro a sua volta col destro. Uno dei rari interventi di Mickey Van. Combattimento quasi sempre a corta distanza. È finita la ripresa. Anche questa è una ripresa molto confusa.
molto combattuta, non arretra mai Devakov, e quando mancano tre minuti i due pugili sono molto dure. C'era stato un buon inizio dell'ucraino, si era aggiudicato le prime due, forse tre riprese, e rivediamo il montante destro di Devakov e poi legano un po' tutte e due. E dicevamo, un buon inizio di Devakov, poi aveva risposto bene Belcastro aggiudicandosi nettamente la quarta e la quinta ripresa. Poi il match è andato avanti con riprese sostanzialmente equilibrate, e nella nona ripresa ancora Belcastro si è imposto, poi decima undicesima pari, e insomma sul punteggio dovrebbero essere sulla stessa linea. E questa è la dodicesima ed ultima ripresa. Cercheranno di dare tutto ormai i due pugili, prova il destro Devakov, è importante aggiudicarsi quest'ultimo round, viene avanti Devakov, cerca di fermarlo col sinistro Belcastro, una battaglia molto dura per tutte e due, vedete. Il match è sempre intenso. Attacca ancora Devakov, il sinistro di Belcastro al volto. Un buon sinistro di Belcastro che ha toccato anche con la testa, subito richiamato da Van. Cambio continuo a corta distanza. Destro di Belcastro, ben portato, poi il sinistro e il destro montante due volte da parte di Devakov. Destro di Devakov al corpo. Buono il destro di Belcastro che non è riuscito a doppiare. Insiste Belcastro che ha dato tanto sul piano della generosità. Riesce a colpire un po' di più Belcastro. Devakov tiene bene, ma Belcastro sta ancora una volta dando una grande dimostrazione di cuore e di tenacia, risponde bene, vedete, Devakov, ma Belcastro è sempre lì, sta veramente dando tutto Belcastro. Il pubblico fa un gran clamore, sostiene in maniera molto calda Belcastro, finisce il match, Belcastro si è aggiudicato quest'ultima ripresa. Dovrebbe avere un certo vantaggio Belcastro, nel nostro cartellino possiamo quantificarlo in un paio di punti. Abbracciano il pugile calabrese e i suoi secondi, e forse Belcastro potrebbe averci regalato un titolo europeo. Vedete, Balani ci fa rivedere qualche fase dell'ultimo durissimo round, è il momento in cui Mickey Van è intervenuto per dire a Belcastro di fare attenzione a non colpire l'avversario con la fronte. Scambio intenso, così come è avvenuto per moltissime riprese, i due si sono veramente battuti con grande accanimento, con grande tenacia. Onore a tutte e due, perché anche Devakov è stato molto bravo sul piano della combattività,
aveva iniziato meglio Devakov, ripetiamo, poi c'era stato il ritorno di Belcastro nella quarta e quinta ripresa e poi il match era sempre stato equilibrato. In qualche ripresa Belcastro è riuscito, a nostro parere, a fare un pizzico, un qualcosetta di più dell'avversario. Eccoci alla lettura dei cartellini. C'è un po' di gente sul ring, ciò non consente che vengano letti i cartellini perché il ring deve essere sgombro. C'è qualche problema perché ovviamente troppa gente crea un po' di confusione. E vediamo Rocco Agostino che chiede una sollecitazione per la lettura dei cartellini e dei verdetti. Tra poco sapremo chi è il primo campione europeo dei Super Gallo. Potrebbe essere Vincenzo Belcastro. Ecco Belcastro col suo maestro Sconfietti. Aspettiamo il verdetto e poi daremo subito la linea a Roma per il TG1, per l'edizione della notte del TG1. Prego quindi i colleghi del TG1 di pazientare ancora qualche attimo. Appena avremo il verdetto cederemo la linea. Tarda il conteggio, ecco l'annunciatore. L'arbitro Van. Due punti per Belcastro. Sei punti per un giudice, per Belcastro.